La Lega punta sulla Sicilia, lo dice il deputato nazionale e coordinatore regionale Nino Minardo in un'intervista all'agenzia Italpress. Minardo sta preparando il partito alla campagna in vista dei prossimi appuntamenti elettorali del 2022, quando saranno chiamate al rinnovo le amministrazioni del Comune di Palermo e della Regione Siciliana, tra le altre. Il nostro è un progetto politico nazionale che si modella a partire dalle esigenze del territorio. E noi siamo sul campo ogni giorno, spiega. Sono contento di accogliere in questo partito pezzi di classe dirigente importante che oggi guardano con attenzione a questo progetto. Una lunga preparazione che è stata fatta anche dall'attuale lavoro del partito in Sicilia, a partire dal turismo. Il 7 e l'8 maggio a Ragusa si terranno gli stati generali del turismo, annuncia Minardo. E proprio sul turismo abbiamo in programma un evento nazionale il 7-8 maggio. In Sicilia ci saranno gli stati generali del turismo, alla presenza ovviamente del ministro Garavaglia, ma anche del nostro leader Matteo Salvini e di tanti operatori del settore. Un turismo che crescerà anche con importanti nuove infrastrutture come il ponte sullo stretto, opera fortemente richiesta proprio dalla Lega. La Lega con Matteo Salvini a più riprese insiste che affinché quest'opera venga realizzata già con i fondi del recovery e noi sosterremo tutti questa battaglia, perché a mio avviso è questo il momento storico e anche questo è il momento in cui abbiamo l'opportunità economica per realizzare un'infrastruttura che collegherà la nostra regione non solo fisicamente al resto dell'Italia e anche d'Europa. Infine i temi di politica regionale, con la finanziaria in discussione all'Assemblea regionale siciliana e i mal di pancia della Lega raccontati dalle cronache. Allora, i mal di pancia della Lega in merito alla finanziaria regionale di questi giorni sono causati dallo spettacolo, purtroppo a tratti indecente, che stiamo ancora una volta dando all'opinione pubblica. E non è possibile che in questo momento storico ci siano 3.000 emendamenti in una finanziaria regionale che rischia di essere frazionata da una serie di cose che, pur essendo importanti per i singoli territori, non sono fondamentali in questo momento storico. Possiamo benissimo rimandarli al prossimo anno e concentrarci in questo momento a ciò che serve ai settori in crisi. Io ho lanciato un appello ai parlamentari della Lega che lo hanno accolto e lo lancio all'intero Parlamento regionale affinché tutti i parlamentari ritirino i 3.000 e oltre emendamenti, facciano in 2-3 giorni una finanziaria di 3-4 punti solo dedicata ai ristori.